Missione 3. Un treno. La missione ha tante belle cose. Intanto abbiamo... il treno è fermo. Quando uccideremo questo signore qua, vedrete che comincerà a muoversi. Wow. Tanti nemici, tanti amici, amichetti da salvare. Io ho già sbagliato perché c'era un bullet che è preso a, quando si ha una H da solo colpi. Invece così faccio solo che punti. Carri armati sui treni, ovviamente, come tutti i treni di linea. Continuiamo. Qua state attenti perché alcuni nemici si nascondono dietro. Si nascondono proprio dietro questi scudi. Quindi bisogna prima buttare giù lo scudo con una bomba, basta, molto semplice, tanto ne abbiamo abbastanza, ne abbiamo 21 in questo momento. E poi basta uccidere il successivo perché è privo di difesa. Qua utilizziamo le bombe, che ci sono molto utili, e spariamo direttamente in giù. Adesso ne arrivano altri due, uno qua davanti e uno qua che possiamo far abilmente fuori perché è da solo, e continuiamo avanti. Arrivati a questo punto siamo in testa al treno, ma c'è un altro ostacolo. Come vedete, il gap tra i due convogli è abbastanza, va avanti e indietro, abbastanza variabile. Se voi saltate quando il gap è al massimo, farete un sacco di punti, ovvero così, se no ne farete zero. Qua basta distruggerne uno prima e successivamente il secondo. Ecco, questi sono i nemici che vi dicevo prima, si nascondono dietro queste prese d'aria, sono abbastanza fastidiose. Vedi che si nascondono proprio. Si vanno a riparare giustamente, solo che col machine gun è abbastanza difficile colpirli, quindi bisogna fare questi salti abbastanza complicati. Tanto rischio questa volta. E prendiamo il nostro primo aereo. Conserviamo i missili perché ci servono per il boss finale. Andiamo avanti sparando il più possibile, ovviamente, evitando i colpi abbastanza facilmente. Le moto distruggere prima possibile, basta un colpo, perché vi tirano dei colpi che sono molto piccoli. Questi aerei qua si possono toccare, quindi basta mettersi a contatto, e quei due missili bisogna evitarli stando abbastanza bassi, ecco. E adesso ecco il boss. Boss che potete andarci sotto per evitare la maggior parte dei colpi, come faccio io adesso. Però ogni tanto fa così, quindi basta allontanarsi. Come vedete, gli sto tirando più missili possibili, cercando di evitare la maggior parte dei colpi. Ovviamente i missili devono... quando fa questo colpo qua, mettetevi sotto, aspettate che faccia quel soffietto per potersi mettersi sotto, per poter mettersi sotto. Arriva un Boy Scout a darci una mano. Ci dà del gas che però lasciamo là fin quando non veniamo colpiti. Ovvero mai. Quindi se ne va via il gas. E adesso veniamo colpiti invece. Quindi ci mettiamo qua sotto e gli spariamo da qua. E lui si siederà di nuovo. Bam! Attenzione, attenzione, questo è difficile da evitare, aiuto! Ah, mi ha colpito. Vediamo se ce la facciamo. Ce l'ho fatta! Missione 3 completata! E anche col nostro caro aereo. Solita risatina di fine livello. Vediamo chi abbiamo salvato. Elton, Morpheus, attenzione, Matrix, Rumi Aikawa che abbiamo salvato anche questo giro, e l'aereo.
ancora nessuna vita persa. Mission 3 complete.